Avanti. Buongiorno. Senta, a me mi ci piacerebbe di disegnare i fumetti, però sono un po' scarso. L'altro giorno ho disegnato una caffettiera e un mio amico è morto. In effetti, cioè, la caffettiera non è proprio la prima cosa che... Comunque, si fa. Si parte a vederla lateralmente, ok? Se la visualizzi qua, la caffettiera lateralmente si fa con una cosina che si chiama forme geometriche. All'inizio si disegna un trapezio. Ha presente cos'è un trapezio? Sì, non sono molto pratico di francese, però sì. Ok. Allora, dunque, per quelli che non hanno fatto la scuola elementare, primaria e anche, financo, forse hanno saltato anche l'asilo, il trapezio è questa bella e simpatica figurina, vede? Con due basi, una sopra e una sotto, che sono diverse, e due lati obliqui. Quindi noi facciamo uno dei suddetti trapezi, ne inchiodiamo un altro, attaccati per la testa, come si fa anche con gattini, no? Che vengono incastrati. Esatto, esatto. Miau, 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 miau. Poi si disegna un altro trapezio. Ora, questa qui non sembra la stessa figura, però un trapezio, per chi non è un cane, no? Dico, si dovrebbe capire che rimane un trapezio anche se si schiaccia un po', no? E se è un pochino diverso, questo è un trapezio. Gattini. Esatto, gattini, quando si schiacci restano comunque. Esatto, è un po' lesionati nella fisionomia, ma pur sempre gattini sono. Quindi, anche un po' più alto, questo è sempre un trapezio. 1, 2, 3 sono sempre dei trapezi, ok? Quindi qua adesso mettiamo un altro trapezio. E qui ci mettiamo un bel triangolo e qua un angolino. Che cosa abbiamo ottenuto? Questa è una caffettiera. Non sarà la caffettiera più bella del mondo, probabilmente il caffè fa anche schifo, però l'abbiamo fatta, eh? Mettiamo un pochino di dettagli, poi alla fine tagliamo il beccuccio, salviamo un po' il manico guardando la caffettiera di mamma, quando si lascia sul fornello così. Quindi, giovane, lei deve semplicemente esercitarsi a disegnare la caffettiera come un insegnante, perché se vuole fare fumetti, dove cazzo andrà a andare? Se non sa neanche disegnare la caffettiera, quindi a casa e disegna una decina di caffettiere. Va bene, una decina. Poi la posso portare un bel disegno sulla tomba del mio amico. Sì. Pace, di marcia sulla carta. Tante cose. Arrivederci.